Chiara Braga, responsabile ambiente della segreteria nazionale del PD. Il governo Renzi, così come annunciato dallo stesso Premier incaricato, dovrebbe nascere sabato. Con quali compiti? Con il compito di mettere mano in profondità una riforma del Paese a partire dalle riforme istituzionali. Legge elettorale, riforma del titolo quinto, superamento del bicameralismo perfetto sono i primi compiti rispetto a cui Matteo Renzi ha anche fissato degli obiettivi temporali precisi. E poi aggredire con decisione la crisi economica e occupazionale che affronta il Paese, anche qui attraverso un piano di riforme che richiedono interventi strutturali e condivisi in un dialogo aperto con le forze che sosterranno questo governo e anche con il mondo sociale ed economico complessivo del Paese. Renzi ha ribadito che l'obiettivo è quello di arrivare al 2018, ma anche nel caso venisse approvata la riforma della legge elettorale? Un progetto ambizioso di cambiamento del Paese, che è quello che interessa al Partito Democratico e al governo che si formerà, richiede sicuramente tempi adeguati. La riforma elettorale è un dovere che ci siamo assunti nei confronti prima di tutto degli italiani, ma sicuramente il progetto e l'orizzonte delle riforme di questo Paese richiedono un'azione più prolungata, più lunga, e noi lavoreremo per creare le condizioni perché ci sia una maggioranza forte e coesa in grado di portare a compimento quello che i cittadini ci chiedono con forza e rispetto a cui Matteo Renzi costruirà la sua proposta di governo per il Paese.